Ciao a tutti, siamo i Nimint. Nimint. Nimint nasce da una parola islandese che significa nuova immagine e può significare anche nuova forma, e l'abbiamo presa come punto di riferimento per quello che è il prodotto che volevamo dare, ovvero l'unione di diversi generi provenienti dalle preferenze dei vari componenti della band. Quindi un prodotto che cerca di essere innovativo e una nuova sonorità. Questo è il concetto di base della band. Io sono Davide, chiamato da tutti Master, e suono la batteria. Sono circa 15 anni ormai che suono questo strumento. Sono 3 anni, 4 ormai che siamo Quasi, sì. insieme. Sono ormai 4 anni che suoniamo insieme con questo progetto Nimint. Prima di questo progetto ho suonato per altri 4-5 anni con gli Head in Pollution, un gruppo violent core della Bassa Lodigiana. Io sono Christian, detto Drake, e ho fondato insieme al chitarrista Matt, un altro componente che adesso non c'è più, i Nimint, tre anni e mezzo fa circa. E prima di questo progetto ho cantato per quasi 3 anni nei Krieger, un gruppo death metal lodigiano, e prima ho avuto qualche esperienza così, però diciamo che questa è la mia seconda vera band. Tra l'altro sono anche il cantante di un project studio che si chiama Boltorn, nato da due ragazzi di Parma e che a breve diventerà una band vera e propria. Io sono Matt, in arte Innerfrost, sono il chitarrista e seconda voce del gruppo. Sono stato precedentemente chitarrista e seconda voce nei Geschlecht. Attualmente sono bassista in un gruppo chiamato Cadaverica e chitarra e voce in un gruppo chiamato Mirra. Nascono come un progetto metal con inizialmente l'idea di fare del death, ma poi si è visto subito, grazie anche alla vena del chitarrista, che è una vena molto black, che il progetto sarebbe stato un miscuglio, un insieme di tutte le nostre esperienze personali messe in questo calderone. E alla fine quello che ne viene fuori è Sì, è un death metal, ma con varie influenze che lo vanno a caratterizzare e rendere unico, direi, particolare, giusto? Esatto, il gruppo precedentemente con la vecchia formazione eravamo nati con il nome Melkart, poi a seguito di direzioni diverse prese dai membri precedenti abbiamo poi deciso di cambiare anche nome, da qui poi Nimint, e da lì è cambiato anche totalmente il modo di suonare. Come ha appena detto Chris, l'idea è quella di creare qualcosa di personale, nonostante ci siano svariate band di riferimento. Comunque ognuno trae la propria influenza da una determinata band. La band di per sé non ha un'influenza che si possa associare ad un'altra band, però Esatto. le influenze a livello personale di ognuno di noi si vedono magari in Nella composizione, Esatto, nella nella fase composizione. compositiva. L'idea è quella di creare qualcosa sì di nuovo, unendo vari stili di metal, ma senza creare una cozzaglia di generi che poi va a rendere il tutto senza senso. Cerchiamo di dare un perché, una struttura ben precisa comunque ai nostri brani, a quello che vogliamo trasmettere come band. Pur avendo tutti influenze diverse, Sì, perché uno che ascolta lo stesso dell'altra esatto, non c'è. non c'è. E
Quindi band, riusciamo... band di riferimento proprio non ne abbiamo una in particolar modo. No, cioè io ti potrei dire i Machine Head, ma te mi scrivi addosso. No, quindi... beh, più che altro ognuno di noi potrebbe dire una band, certo, e l'altro dire certo. No, beh, ma via. Quindi facciamo quello che ci piace. Appunto, il bello è proprio questo, cercare di unire tutto insieme senza risultare né banali né... Esatto. Stupidi tra virgolette, perché appunto è quello che si rischia di sembrare quando ci mettono insieme così tanti generi, così tante influenze. Che è un minestrone incomprensibile, no. Che poche, però mi piacere. Però in realtà sta venendo fuori una bella paella. Sì, abbiamo riscontrato comunque anche da nostri amici, sia musicisti che non, sia gente che è venuta ad ascoltarci live, che comunque la proposta è interessato persone che vengono, che anche loro hanno preferenze di genere differenti, magari anche chi non è proprio nel death. E finora i riscontri sono stati positivi, le opinioni sono state positive. Esatto, così, esatto, vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta. Beh, anche se non era meglio che andavamo a giocare a bocce, cioè non c'è un ritorno dal pubblico, esatto. Niente ha senso. Assolutamente d'accordo. Adesso stiamo componendo, diciamo, l'ultimo pezzo, perché poi abbiamo deciso di recarci in studio a registrare questo primo EP della band, e chiamiamolo EP, ormai con tutti gli appellativi che ci sono, e è un passo che faremo a breve e che finalmente vedremo nascere questo, la coppia fisica e digitale del nostro lavoro di questi anni. Esatto, nonostante tutti i problemi, i rallentamenti che abbiamo avuto col tempo, per un motivo o per un altro, ora sembra che comunque siamo riusciti momentaneamente a trovare un po' di stabilità, quindi una volta lavorato al pezzo ci recheremo in studio e finalmente potremo... Ci sta il primo EP dei Minions. Chi pensa che ci parlerà di novembre, dicembre? Sì, a cavallo, comunque uscirà a cavallo dell'anno nuovo poi, tra una cosa e l'altra. Discorso videoclip, beh sì, certo che vogliamo farlo, e il problema è che siamo troppo indecisi. Siamo troppo poveri. Anche. E abbiamo non qualche idea su che su quale canzone farlo, ma ci piacciono un po' tutte, quindi vorremmo fare i video di tutte, ma non si può. E comunque penso che siamo indirizzati verso uno o due che forse riescono a catturare più la nostra attenzione da quel punto di vista, su cui magari riusciamo a essere anche più spontanei con l'idea del girato come sarà. Esatto, quindi è qualcosa che accattivi anche un po' l'opinione. E comunque io ve l'ho detto, cioè a cavallo con l'uscita delle EP ci fa anche il video. Assolutamente. Discorso live, beh, ne abbiamo fatti un po' a cavallo dell'inverno scorso e anche primavera, e adesso stiamo cercando un po' di date per quella stagione che è alle porte, quindi autunno 2018, inverno 2019, e niente, le date che abbiamo fatto sono state belle, diciamo, ma la scena musicale italiana, soprattutto nel metal, non è molto rosea, e quindi ci troviamo sempre un po' in difficoltà a trovare sempre dei locali che facciano suonare il nostro genere, o comunque in generale facciano suonare. No, capiamo che ci sono molte difficoltà anche per i locali, il pubblico, generazioni che cambiano, tante cose, ma comunque non puoi dire a una persona non suonare, quindi è più forte di voi, quindi si cerca di portare a casa più date possibili nelle condizioni più
umane possibili, perché spesso non ci sono queste condizioni umane, ve lo assicuro. Cerca di sopravvivere, insomma. Esatto, e ne stiamo cercando parecchio. Però tiriamo avanti, sì, non vogliamo mai in colpo, quindi l'importante è quello, dai. Certo. Non ci scoraggiamo facilmente. Esatto. Allora, il futuro della nostra band, in primis, ovviamente l'EP. Da lì in poi penseremo, nel mentre a cercare qualche etichetta, a, ovviamente date, live, video, tutto quello che ci sarà, e se c'è anche la possibilità di collaborare con qualche booking, ben venga. E sempre, come dicevamo prima, in condizioni umane. Esatto. Esatto. Subito dopo l'uscita dell'EP lavoreremo da subito per i brani di quello che sarà il nostro primo album, quindi direi che abbiamo un po' di robe da fare. Facciamo lo spoiler? No, dai, non lo facciamo lo spoiler. No. Come vuoi. Così teniamo, no, ma così dai, teniamo, no, un po' dai, così. Non spoileriamo. Lo spoiler. lo spoiler, è quello il bagno. Ok, perfetto. E comunque volevo solo aggiungere che comunque il futuro di questa band lo vedo bene, qualunque esso sia, nel senso che comunque noi, a prescindere di tutto, siamo amici e ci troviamo bene assieme e quindi ci piace suonare insieme, e quindi credo quella sia la motivazione fondamentale che dà poi origine e mette in moto tutti i meccanismi che stanno dietro alla band. Certo, il divertirsi, lo stare insieme, comunque quello che anche la musica suonata, no? Che è sempre stato. Abbiamo suonato bene, abbiamo suonato male, non se ne frega, perché alla fine no, se ne parla. Parliamo. Sì, no, ma nel senso del discorso che alla fine della fiera si critica, si parla, però alla fine è superiore, esatto. Sempre per il bene appunto della band, perché tutti ci teniamo in ugual modo e tutti abbiamo fisso la meta davanti e vogliamo ovviamente raggiungerla. Io di più. L'età avanza qua, devo muovermi. In ogni caso abbiamo visto che nonostante una miriade di problemi finora non ci siamo mai lasciati abbattere da ciò, anzi abbiamo sempre cercato di reagire a cazzo durissimo quanto più possibile, quindi queste cose hanno anche rafforzato comunque il legame tra noi, il nostro modo di vedere la musica, il nostro modo di vivere, sì, la musica. E questa direi che è una cosa molto molto positiva, che purtroppo problemi ce ne saranno sempre, sia maggiori che minori, ma l'importante è continuare. Esatto, affrontare nel modo giusto. Siamo in mente, vi aspettiamo sotto il palco. Addosso, chi non paga muore. Yeah.